Amici di Futuro Giallo Blu, ciao, bentrovati, puntata numero 32 del nostro format. Ci avviamo verso il finale di stagione, manca ancora un mesetto circa, davvero molto intenso, con tante cose da raccontarvi. Alle mie spalle l'Under 17 di Michele Troiano, che si sta allenando, vi racconteremo dopo perché siamo venuti a trovarli. Nel frattempo iniziamo dai highlights dell'amichevole che si è disputata a Milano nell'ultimo fine settimana tra la primavera di Paolo Mandelli e l'Under 18 dell'Inter. Chiusa la regular season, la primavera di Mandelli si prepara alla finale playoff per la promozione in Primavera 2, a partire dal test match di Milano dell'ultimo weekend con l'Inter Under 18. Gialloblu subito in vantaggio con un'azione magistrale sulla sinistra, Ghillani porta palla sulla fascia e premia la sovrapposizione di Paglia che crossa con il mancino e chiude la triangolazione con l'attaccante abile a battere il portiere con un colpo di testa sul secondo palo. I canarini subiscono però la rimonta nerazzurra, l'Inter la ribalta con la doppietta di Pinotti, prima autore di una bella conclusione da fuori, poi abile a sfruttare una indecisione della difesa gialloblu per ribaltare il risultato. Chiude i conti la rete di Lavelli ancora una volta con un preciso tiro dalla distanza. Il Modena accorcia le distanze nel finale con il subentrato Pelloni che fissa il risultato sul 3-2 per i nerazzurri. L'Under 17 di Michele Troiano ha salutato buon porto con una bella rimonta ai danni dello Spezia. Avvio di gara spumeggiante, al sesto minuto passa il Modena con Polenghi, lesto a ribattere in rete la palla dopo la respinta corta del portiere sul tiro di Berziga servito di tacco da Diarra. Gli ospiti nel giro di 20 minuti ribaltano il punteggio con due conclusioni che si insaccano in porta dopo aver colpito il palo interno. Passano due minuti e i canarini riportano il punteggio in parità con Berziga che dialoga ancora con Diarra e di prepotenza arriva alla conclusione da pochi metri battendo il portiere. Nella ripresa colpo, Polenghi e Diarra vanno ad un passo dal gol ma è Gualtieri a trovarlo al 23° minuto con un bolide vincente sul primo palo da posizione defilata. Il capitano si rivela ancora una volta decisivo dopo aver calciato il rigore che aveva regalato il Sassi ai gialloblu. Finisce così 3-2 per la squadra di Troiano. Adesso amici di Futuro Gialloblu, la doppia intervista che abbiamo realizzato con due portieri, il classe Under 17 eccellenza Andres e l'Under 15 Bosi Matteo, che si allena però costantemente con l'Under 17 di Michele Troiano. Due giovani portieri con tante ambizioni, tanti sogni e soprattutto con un bagaglio già piuttosto importante alle loro spalle. Li andiamo a conoscere in questa doppia intervista. Ho iniziato a giocare a calcio verso l'età di 5 anni, grazie a mio papà che, essendo che lavorava nei campi di calcio, ero sempre lì a guardare e mi era venuto subito l'idea di giocare a calcio. Mio papà un giorno mi disse: perché non proviamo ad andare al campo a giocare? Il primo giorno mi ricordo che andai tutto vestito per bene, con le scarpette, i guanti, che ero già partito con l'idea di voler giocare in porta, perché era una cosa che si differenziava un po' dagli altri, capito? Tutti volevano fare l'attaccante, io allora volevo fare un ruolo dove potevo essere da solo e esserci solo io. Ho i guanti che mi erano grandi, erano troppo grandi e non riuscivo neanche a tenere la palla in mano da quanto erano grandi. Poi dopo ho fatto 3 anni lì al Gran Amica, dopo feci un provino per la spalla dove andò bene, mi presero subito. Feci questi 5 anni alla SPAL dove iniziò il mio percorso da professionista a 9-10 anni. Dopo, quando sono iniziate le medie, è iniziata un po' l'organizzazione vera con la scuola, perché io uscivo da scuola, mangiavo subito, prendevo il pulmino che andava all'allenamento e tornavo a casa e alla sera mi trovavo sempre a fare i compiti con mio papà e da solo. Poi l'anno scorso la SPAL è retrocessa, allora con tutta la dirigenza che c'era, Catellani, poi Consolati, insomma, mi hanno portato qua a Modena con loro. Giocavo in attacco all'inizio e nel Limidi, che è una squadra vicino Carpi, e poi però ci sono stati diversi cambi durante, diciamo, questi piccoli anni di carriera. E quindi mi spostai in difesa e quindi feci 1 anno e mezzo come difensore centrale. Poi ricordo un allenamento, mancò un portiere, videro la stazza e mi misero in porta a me, e da lì l'allenatore dei portieri mi disse che avrei fatto un bel percorso anche in porta, e quindi diciamo accettai questa cosa. E le soddisfazioni sono arrivate poi qualche mese dopo, quando arrivò la chiamata del Bologna, praticamente dopo pochi mesi. Sì, sì. E lì per lì quell'allenamento comandò in porta? Io mi ricordo parecchio bene, ho l'esempio di mio fratello che ha sempre giocato in porta, e quindi sì, qualcosa mi ha insegnato lui, quindi qualcosa mi ricordavo già da quando ero piccolo.
Poi comunque ogni giorno credo che ne sia valsa la pena mettermi in porta quell'allenamento lì. La tua caratteristica da portiere? La mia personalità è quella che mi aiuta di più, il gioco coi piedi, mi piace dribblare l'attaccante, quelle cose lì. Mi hanno detto che sei uno specialista dei calci di rigore. Sì, è nata l'anno scorso alla SPAL, tipo mi ricordo che nessuno voleva battere il rigore, allora chiesi al mister se potevo batterlo io, è andata bene, da lì e dopo ho iniziato a batterli tutto il tempo io. Ma anche a pararli però? Sì, quest'anno sta andando molto bene sotto quell'aspetto. Su 3 rigori ne ho parati 2 nel mio campionato con Napoli e Parma. Di solito parto con l'idea del test che se a sinistra incrocia e se a destra apre. E quindi, però è caso, cioè alla fine è un 50-50, io scelgo il lato e vado. E anche tu tiri rigori ogni tanto, li pari e basta? No, io li paro e basta, non sono un tiratore come Matteo. E il tuo segreto invece qual è? Io gioco parecchio sugli attaccanti, con gli attaccanti, con chi tira. Mi piace parecchio ipnotizzarli. Guardi negli occhi e sì, poi li aspetti fino all'ultimo. È sempre un 50-50, quindi dove va. Perché hai scelto di giocare in porta? Magari hai visto qualcuno, hai qualche idolo? Da piccolino mi ricordo che guardavo su YouTube i video delle parate di Buffon, di Donnarumma, che era giovanissimo, anche lui era appena esordito, e mi piaceva un sacco. Ogni giorno andando al campo con mio papà c'era il mister della prima squadra dei portieri che mi prendeva sempre, mi faceva fare 2 tuffi in terra, e da lì mi è nata la passione. E adesso Modena come va? Sto trovando molto bene quest'anno, sono contento sia dei miei compagni, della mia stagione personale, che secondo me sta facendo abbastanza bene. La cosa più bella sicuramente quando Samuel Di Meo mi ha detto che ero convocato contro la Juve con l'Under 17. Quello è stato, secondo me, sia per il momento e tutto, il mio orgoglio più grande, quello che mi porterò sempre dentro. Io sono arrivato a Modena quest'estate e dopo 3 anni di Bologna e mi sono trovato bene da subito. Ho fatto il ritiro con la Primavera proprio perché ero nuovo e quindi hanno deciso di subito farmi sentire diciamo il livello a Modena. Sono rimasto contentissimo sia per gli allenatori che per i compagni di squadra, sia della 17 che appunto della Primavera. Il mister vi fa costruire dal basso? Sì, il mister mi fa partire dal basso ed è una responsabilità enorme, ma che apprezzo molto perché vuol dire comunque fiducia nei propri giocatori. Diciamo che ho molto il possesso nella palla dei piedi, appunto, oltre che nelle mani durante le partite e gli allenamenti. Sì. Avete portato a casa un trofeo importante e tu sei stato il miglior portiere del torneo, tra l'altro anche decisivo in finale. Com'è? Sì, allora, una soddisfazione incredibile per me, appunto, per il miglior portiere, ma per la squadra in generale, per il corso della stagione. E credo che comunque i risultati sono arrivati questa stagione anche solo con questo torneo, ma poi in generale con il campionato. Premio importante, il mio primo da portiere, e credo assolutamente una delle emozioni più uniche provate da quando gioco a calcio. Qual è l'obiettivo che ti piacerebbe raggiungere? Il mio obiettivo più grande è il mio esordio in Serie A, in Serie B, dove sarà, chiamare mio papà e mia mamma e dirgli: mamma, ce l'ho fatta. Quello è il mio sogno più grande, solo per ripagare ogni sacrificio che stanno facendo per me. Ti sentiresti soddisfatto se dovessi arrivare dove un giorno? Io sicuramente vorrei esordire, che sia in Serie B o in Serie A, anche con la maglia del Modena. E sì, comunque avere la soddisfazione un giorno di poter dire a tutta la mia famiglia, a chiunque ha sempre creduto in me, di avercela fatta, appunto, che ne sia valsa la pena in questo percorso calcistico. È tutto, amici di Futuro Gialloblu, con l'hashtag Canarini si cresce. Vi do appuntamento anche a martedì prossimo, sempre alle 19:10, sempre su TRC con La Porta. Abbiamo iniziato questa puntata con La Porta, la chiudiamo. Io vi saluto.